Ciao amici, sono Miss Bungle e non capisco se sono dentro la videocamera. Questa non è la mia videocamera, io non possiedo una videocamera. Ciao amici, sono Miss Bungle ed ecco qui il video in cui racconto la mia esperienza con la malattia, la storia di come è stata diagnosticata e quanto sta durando, come la sto vivendo, eccetera. Scusate se sono stata assente per un po', ma come saprete, se state avendo a che fare con una malattia di questo tipo, vi renderete conto che la salute mentale tende a vacillare. Diciamo che ottobre non è stato un grande mese per quanto mi riguarda. Fortunatamente nell'ultimo periodo le cose sembrano essere tornate a girare in maniera positiva, dita incrociate sempre, quindi mi sembrava il caso di comunque continuare a contribuire su questo canale che credo possa essere utile a altre persone nella mia situazione. La mia storia inizia praticamente nell'aprile o comunque nella primavera del 2016. Nel senso che io già da un certo periodo sentivo una sorta di contrattura alla gola, una difficoltà di respirazione, non tanto di deglutizione, non tanto nel deglutire quanto nel respirare. Proprio avevo bisogno di aggiungere un cuscino quando dormivo per tenermi rialzata, avevo difficoltà durante l'attività fisica, ad esempio alcune posizioni di yoga che prevedevano le braccia alzate erano difficoltose per me perché non riuscivo a respirare bene. Al dentista non riuscivo ad avere la testa inclinata e a respirare correttamente, e quindi ho iniziato a, come dire, preoccuparmi. Dal medico di base, lui mi ha controllato la gola con la sua torcia e ha detto: "Ma mi sembra che tu abbia la gola un po' rossa, secondo me è faringite, prendi questo fantastico aerosol per un mese." Ho usato l'aerosol per un mese, la situazione non è cambiata in alcun modo e quindi abbiamo deciso di procedere con un'ecografia, anche perché a parte la difficoltà di respirazione, io sentivo proprio anche un piccolo rigonfiamento, un indurimento a questo livello, no? Quindi pensavo addirittura fosse un gozzo tiroideo o cose del genere. Sarebbe stato meglio, penso. Comunque, niente, andiamo a fare questa ecografia, dalla quale però non risulta niente di particolare. In seguito andiamo anche da un otorino, un collega di mia mamma. Questo otorino mi sottopone a un'endoscopia, sarebbe a dire una di quelle telecamerine sul tubo che ti viene infilata nel naso. Mi controlla praticamente fino a livello dei bronchi, ma non vede nulla, i polmoni sono puliti, i bronchi sembrano a posto. Legge il referto dell'ecografia precedente e si dichiara scontento perché secondo lui il tecnico non era stato abbastanza dettagliato nel suo referto. E quindi vengo sottoposta a una nuova ecografia. Questa nuova ecografia è quella che inizierà a far muovere il tutto, perché effettivamente a un'analisi più dettagliata si nota che ho dei linfonodi piuttosto ingrossati. E quindi faccio un attacco, e questa attacco è abbastanza drammatica perché vengo lasciata un po' nella confusione, si vedono delle masse scure nella zona polmonare, quindi si arriva anche a ipotizzare la possibilità di un cancro ai polmoni. A questo punto arriviamo alla fase ematologica della diagnosi, perché ci rivolgiamo a un reparto di ematologia, ho una visita specialistica. Dopo un'ecografia in cui si ribadisce il fatto che ho i linfonodi ingrossati, mi fanno anche un ago aspirato, ne fanno tre in realtà perché non si riesce a prelevare abbastanza materiale, ma questo mi dicono che è piuttosto tipico per il linfoma di Hodgkin. E poco dopo vengo sottoposta a una biopsia, del linfonodo più grosso che ho, che è a livello del collo, dovrebbe essere qua. Ormai ho talmente tante cicatrici che non me le ricordo più. La biopsia quindi conferma la diagnosi che era già stata ipotizzata, ovvero quella di linfoma di Hodgkin di stadiazione 2B, perché ho la massa bulky, però non ho nessun altro organo compromesso. E quindi inizia il mio processo terapico. Come ho già detto, la videocamera non è mia, quindi si è spenta a metà strada. Dopo che viene confermata la diagnosi, si inizia con la terapia. Inizialmente vengo sottoposta ai classici cicli di ABVD, ne faccio 6, li sopporto abbastanza bene. Però la risposta è parziale, nel senso che dopo un inizio sprint in cui sì, la malattia sta rispondendo benissimo, la risposta è sempre meno soddisfacente.
e la PET comunque mostra che non si negativizza. Di conseguenza si passa al IGEV, ne faccio due cicli, anche questa la sopporto bene, anzi forse meglio della BVD per quanto mi riguarda, e la risposta continua ad essere non troppo soddisfacente. Sì, c'è una riduzione in dimensione della malattia, una riduzione della zona mediastinica, soprattutto, che è la mia parte critica, e però non c'è una riduzione dell'attività del cancro. Al che decidono, dato che è arrivata anche l'estate, quindi cioè, sarebbe piacevole per tutti riuscire a riposarsi un attimo da queste cose, decidono di mettermi sotto un regime più innovativo e senza troppi effetti collaterali, ovvero quello di brentuximab. Molto spesso è successo, ma nel mio caso non ce l'ha, e infatti dopo aver fatto, credo, 4 cicli, alla fine dell'estate io torno, passo un'estate fantastica, mi ricrescono i capelli, mi diverto, sì, sono fiacca, sì, non posso arrampicarmi sulle montagne, però comunque sia mi sento davvero guarita. Torno a casa e si scopre che la malattia non solo non ha smesso di essere attiva, ma anzi è anche aumentata leggermente di dimensioni, e si rivela nella PET anche un'attività a livello osseo, che è quella più preoccupante, no? Di conseguenza qua si apre la seconda fase della mia malattia, anche da un punto di vista psicologico, perché sicuramente se la prima fase ero più tranquilla e pensavo sì, questo è il cancro buono, mi passa nel giro di un anno, addio, non ci vedremo mai più, ora inizio effettivamente ad essere molto spaventata, perché non sto rispondendo come avrei voluto, come avrei pensato, come tutti mi pubblicizzavano. Dunque, dato che brentuximab non funziona, mi mettono sotto il regime Beacop Escalated, ne faccio 2, ed effettivamente questo Beacop, che peraltro sopporto anche piuttosto bene, porta a una negativizzazione quasi completa del linfoma di Hodgkin. Mi resta solo una piccola parte leggermente attiva a livello sempre mediastinico, che è sempre lui il mediastino, quella della massa bulky. Di conseguenza i medici, valutando comunque la mia storia clinica di linfoma piuttosto ostico, decidono di procedere non al trapianto autologo ma direttamente al trapianto allogenico. Quindi siamo arrivati ad oggi, ovvero sto preparandomi per il trapianto che ci sarà fra un mese circa. Considerazioni finali. Quello che volevo dire è che il motivo che mi ha spinto a fare questo canale, a raccontare la mia storia, è principalmente il fatto che nella fase in cui sono stata più spaventata, nella fase in cui sono stata più depressa, era principalmente perché cercando storie simili alla mia in cui identificarmi e ritrovarmi è stato pressoché impossibile. Il 99% delle storie sul linfoma di Hodgkin che trovi sono storie di gente che risolve la questione nel giro di 6 mesi, massimo un anno, e poi non ne vede più per il resto della sua vita, che quindi storie che... Bene, ora la videocamera si sta surriscaldando, quindi per concludere semplicemente quello che voglio dire, volevo solo far sapere che ci sono anche altre persone come me, che invece ci stanno mettendo molto più tempo di quello previsto e che comunque sia guariranno, sicuramente, assolutamente. Bisogna cercare di mantenere una mentalità positiva e lucida, e mi rendo conto che non è sempre facile, lo ammetto, io sono stata depressa, molto depressa per un certo periodo, però ricordatevi che il consulto psicologico è sempre disponibile nei vostri ospedali, nelle vostre ASL, parlatene, sfogatevi, fate qualsiasi cosa che vi renda in pace con voi stessi e che vi renda sereni e pronti ad accogliere le cure che i vostri medici stanno cercando di offrirvi al meglio. E ci aggiorniamo poi per il mio trapianto, spero di fare un vlog se sarà possibile, ma mi dicono che probabilmente sarò KO. Comunque, buon proseguimento.